Devo dire che forse la casetta del cacciatore di Mystery Lake è il luogo più accogliente di tutto il gioco. È solo che l'armadietto qua sulla sinistra è troppo fase beta del gioco. E io gente, questo è il penso che con questo nuovo video. Per l'appunto ritorniamo su The Long Dark, modalità disperazione. Disperarci dopo essermi curato la dissenteria, un'intossicazione alimentare, 5 cacchio di tratti negativi che non hanno alcun senso. Ma no, non hanno senso. Però voglio dire, quello che mi rallenta la corsa proprio. Gli darei fuoco, onestamente. Lo investirei con un treno pieno di carri armati. È una cosa terribile. E quindi ci eravamo lasciati, sì, per l'appunto, qua dentro questa grotta che mi ero curato la dissenteria. Giustamente, nonostante le mie 10 ore di sonno più la tisana, sono ancora in deficit di salute. Ma come vedete, adesso posso dormire solo 7 ore. La vita va bene, potrebbe andare peggio. Adesso l'obiettivo praticamente è di ritornare a Mystery Lake. Il fatto è che fino a Mystery Lake la strada è, beh, non tortuosa ma lunga. Forse anche un pochino tortuosa, ma più lunga che tortuosa. La tortuosità della strada non mi preoccupa il fatto. Ho preso il... Ok. La tortuosità della strada non mi preoccupa affatto, perché comunque in che cosa consiste la tortuosità nella strada del ritorno? Nella presenza, diciamo, tendenzialmente numerosa di lupetti, ma a parte... Guarda, guarda che velocità, Cristo santo! Mamma mia, potrei partecipare a una cavolo di competizione dei 100 metri! Mamma mia, la maratona proprio! Vabbè, la maratona forse no, cioè, non so se sarei più veloce come 100 metrista o come... o sarei più bravo a resistere nelle maratone, perché ho letteralmente 10 secondi... Ma, 10 secondi. 4 secondi di scatto, e sto già esagerando, è letteralmente 10 secondi di... 10 secondi di... Vabbè, 10 secondi di 100 metri. Sono anche troppi. Sono anche un po' troppo sani considerandomi. Direi che i 100 metri forse li faccio in 14? 15 ore? Qualcosa del genere. In ogni caso, adesso raggiungeremo quella galleria che inizialmente è fredda, ma dopo si sistema un pochino. Poi nel mezzo c'è una stanza abbastanza calda dove forse dormirò un altro po', almeno per permettere... Ah no, è piena notte, niente. Non sono abbastanza stanco per dormire tutta la notte. Un piede di porcio. Sì. Beh, perché li stai utilizzando in maniera, devo dire, più che ottimale i tuoi feet, eh. Proprio i piedini sono forse l'arma più potente che abbiamo. Se i tuoi piedini sono brutali, amico mio. Cristo santo, come fai? Come fai ad essere finito qua in Canada con questi piedi così talentuosi? Oh, ok. Adesso non ho più freddo. Questi piedi così pieni di talento. Cioè, voglio dire, come corri tu, come cammini tu? Dio mio, non l'ho mai visto in vita mia. Ma niente, possiamo tranquillamente riposarci qui se vogliamo. Tanto anche se dovesse arrivare una bufera, non dovremmo soffrire troppo. In realtà sì, credo che comunque sia influenzato dal tempo delle bufere. Però, direi che sarebbe meglio... Non c'è un barile da accendere, qualcosa? Posso accendere un fuoco? Il pisello? Sì, dai, allora dormiamo al volo qui. Dovrebbe bastare. Giusto per scaldarci, no? E poi riprendiamo l'avventura. Vorrei bermi un caffè calduccioso. Il fatto che ho dormito 10 ore, quindi dubito che il mio caffè sia ancora troppo calduccioso. Riposo migliorato, mi sono curato ben un cazzo di vita. Ok, fa freddo. No, non fa freddo, semplicemente ho spento la lanterna, però. Cristo Dio. Raga, è brutale sta roba. È brutale. Vabbè, però il lato positivo è che non ho freddo dentro la galleria. E questo veramente non ne ha fatto roba da poco. Cosa? Allora, accendimi il fuoco. Da qui. No, me lo accenderei da dentro, figlio di puttana. Ma sei proprio una merda, sei. Ah no, ma proprio perché sono lì, hai capito? Perché essendo dentro, sei proprio una merda, sei. Sei proprio una merda. Perché finché sono registrato come interno, non mi permette di accendere il fuoco. Maledetta merdaccia. Vabbè, utilizziamo un pezzo di carbone, ci scaldiamo al volo. Più che altro voglio scaldare il caffè. In quanto sarà mio grande amico. Didn't that work? Una bella domanda. Me lo stavo chiedendo anch'io. Figli di troia. Ma puoi, dai. Mancanza di rispetto, 85%. Sarà tipo l'ultima puntata il
85% che mi fallisce. E tu dirai, ma Vio, ma dall'altro canto hai acceso un botto di fuochi. Ma non ne ho accesi. Allora, su una statistica ho fallito più di metà delle accensioni dei fuochi con un 85%, Più della metà. Stiamo parlando di un 15% di fallimento, di possibilità di fallire, che in realtà è stato convertito in 1 miliardo per cento. È quello che sto a dire. È stupido, non ha senso, io soffro e non mi piace soffrire. Allora, fai questo. Fammi acqua. 1 litro. Qui mi fai. Beh, vorrei piazzare il caffettino. Se ora mi pento di non avere le lattine e le ho dovute abbandonare per il peso eccessivo, ora che non c'ho più il peso eccessivo, sembra una cagata, ma lì sul momento ne avevo bisogno. Potrei leggere un'ora di libro, eh. Sì, potrei leggere un'ora di libro. Forse mi conviene bere così non mi rompe le scatole. Sono setato, non riesco a concentrarmi. Sto morendo disidratato. Su via, dai. Su via, dai, ma manco fosse la fine del mondo. Non so se potenziare l'arco o la pesca. La pesca mi servirà. E il fatto è che mi dà già un livello intero leggere questo libro. Però dai, facciamo un'ora. I'm gonna need to eat soon. Sì. Anch'io ho bisogno di tanta cosa, però. No, aspetta, 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 aspetta. Resisti un attimo. Adesso cuoci. Fammi un. Sì, facciamolo già fresco. E visto che ci sono, dov'è il mio maledetto thermos? Che è sempre introvabile, sto bastardo. Dove cacchio è il mio thermos? Sarebbe carino, voi vi chiederete perché non fai direttamente così? Perché non funziona. Semplicemente per questo. Non funziona, se no lo farei. Inventare. Dov'è il mio thermos? Di nuovo. Di nuovo. Avrei dovuto lasciare direttamente quella roba lì. Trasferisci. Ok. Inventario. Dovrebbe essere registrato come cibo. Mamma mia, come mi sono beccato la dissenteria nella puntata precedente. È la roba più imbarazzante del mondo. Non da un punto di vista mio. No, da un punto di vista gioco. Da un punto di vista gioco, per come mi ha dato la cassa di dissenteria, intendo. 5 minuti, 4 minuti. Ok. Raccogli la tua pentolina. Potrei mettere un altro bastoncino effettivamente per prendere pure una torcia, ma. Effettivamente una torcia potrebbe pur sempre servire, dai. Ok. Prendi torcia. Alla grande. Ah, guarda, 50%. Alla grande. Prendi, 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 prendi. 50% di torce. Cosa potrei chiedere di più dalla vita? Teniamoci il caffè così. Dove cacchio è il mio thermos? Di nuovo. Sto cacchio di thermos. Vorrei locarlo come oggetto importante o qualcosa del genere. Invece, no, lo posso solo etichettare in base alla resistenza. Maledetto. 2, 3, 4. E andiamo. Andiamo per la nostra avventura. La torcia dovrebbe aiutarci a stare un pochino più calducciosi. Un pochino, eh. Ho detto un pochino, pochino. Sì, stiamo parlando di letteralmente di 2 gradi, un po' come la lanterna. Vedo che fuori c'è vento da bufera. Alla grande. Alla grande, perché a sto punto l'avessi saputo, mi sarei rimasto dentro quella cacchio di. Dentro quella cacchio di. Come si chiama? Ok, posso bere il caffè adesso. Dentro quella cacchio di grotta un po' di più. No, credo sia solo vento, ma. Potrebbe anche andarsi di no, eh. Penso sia solo vento, ma. È solo la mia speranza, dopo tutto. Ora, c'è la galleria più lunga del mondo. Nulla da dire, nulla da dire, è solo che. Una galleria inutile. È praticamente una passeggiata mentre magari metto il telefono, parlo con la. con la fidanzata. Sì, sto tornando a casa adesso. È stata una lunga giornata di lavoro. Sono stato 4 settimane in trasferta, forse anche in Airfield. Capite? È una passeggiata lunga e ci sta, ma è. Priva di roba interessante. Ci sta perché aggiunge comunque atmosfera al gioco, però. È eccessivamente lunga sta galleria, raga. Purtroppo io non me lo sono mai sentito dire. Per fortuna. Per fortuna. E ora dovremmo essere a Broken. No, non siamo a Broken Railroad, siamo alla. Come si chiama? Zona di intermezzo. Ferrovia distrutta. No, Broken Railroad siamo invece. Oh, cacchiarola, c'è la bufera, il vento mi soffia in faccia. Quale gioia? Meno 44 gradi, un'altra gioia. Mamma mia, oggi mi vuoi proprio far esplodere di felicità, gioco. Ho già raccolto tutto? Ma porca mannaggia a te, a tua nonna.
Allora, la domanda è: Broken Railroad è collegata a Forlorn Muskeg? La domanda è: me la faccio sotto la bufera direttamente attraversando Forlorn Muskeg e tutto? Me la faccio direttamente fino a Mystery Lake, perdendo sì e no 30-40% di HP? Oppure mi fermo qui, nella zona pattugliata dai lupi? Beh, questa è tosta. È una decisione più che tosta. Più che altro, qual è il punto? Se arriva il prossimo buff, ora non so a che giorno dovrebbe arrivare, ma se arriva il prossimo buff, che dovrebbe essere sicuramente l'ultimo mancante, quello che mi impedisce di curarmi, se io non riesco a curarmi prima dell'arrivo di quel buff, io continuo a giocare con gli HP che ho lì sul momento. Quello è il più grosso problema. Ah, devo pensarci bene. Il fatto è che se perdo anche troppi HP... Sapete cosa? Credo che mi fermerò nella zona di intermezzo. Beh, ora speriamo che il vento non ci butti giù da questa ringhiera, se no siamo a posto. Terminiamo la run prima del previsto. Ora, non ti spaccare nulla perché so che c'hai le ginocchia sensibili, hai tutto sensibile, mamma mia. Dovremmo essere... Guarda quanto sono lento! Guarda quanto cacchio sono lento! Mamma mia, ma non potevi soffiare dall'altra parte, maledetto. Per te è questo. Questa è una regione fredda. Vabbè che c'è la temperatura dell'aria anche. Sì. La temperatura del vento che batte abbastanza, però. È un lupo quello, no? Un tronco. Meglio se iniziamo a togliere fuori l'arco, va. Allora corri. Muovi il culo. Detto più papale di così, non si può. Prendi questo. Vedi di muoverti. Guarda te cosa devo fare. Guarda te cosa devo combinare. Ah. Qui. Quanto fa senza 27 gradi senza vento? È comunque bello freddo, eh. È comunque bello freddo. Non si scherza. Ho bisogno delle pellicce d'orso, ho bisogno di almeno due pellicce d'orso. In modo da farmi il cappotto d'orso e riuscire magari a sostenere un po' di più i giri fuori. I pantaloni di cervo anche non farebbero male. Tanto la mobilità è già inesistente, quindi a questo punto mi sovraccarico di vestiti pesanti e... Se vist, se vist. Chi ha vist, se vist che c'era, che non fu visto, che era visto del visto vistoso. No, siamo in pendenza. Come faccio ad essere in pendenza adesso? Non dirmi che sono in pendenza. Se mi slogo un braccio sono a posto. Se mi slogo un braccio qua che c'è pieno di lupi, perfezione massima proprio. Vedi di camminare, deficiente. E tieni l'arco. Muovi. Ma guardate questo. Devo per forza fermarmi. E se c'è un lupo non mi preoccupo perché comunque lo farò fuori e me lo magno. Me lo magno, magno. Va benissimo. Guarda qua, guarda. Me lo magno comunque il lupo, non è la fine del mondo. Il fatto è che non so cosa magnarmi nel frattempo. Forse le focaccine. L'omino focaccino mi mangerò. Qui? Qui fa ancora freddo. Oh, madonna, mi sono dimenticato di seppellire la tizia. Vabbè. Mi dispiace, zia. Se avessi seppellito anche te, avrebbero dovuto cercare qualcuno per seppellire me, quindi nulla di personale. Nulla di personale, tesoro. Allora, devo mangiare qualcosina. Non ho niente per superare la notte senza perdere il buff. Sì, devo farmi dei fiocchi d'avena lì, come si chiama. Vediamo, così ci vedo qualcosina. Ok, devo farmi un pochino di avenella bella. Dov'è? Dov'è? Dov'è il barile? Oh, questo cos'è? Ah, pensavo fosse un po' di pelliccia. Questo l'ho già letto. Ok, l'ho già. Che? Ancora calda? What? Cosa? Qualcuno è passato qui prima di me. Non è possibile, se no. Oh, buon Dio. Qualcuno è passato qui prima di me, raga. Ve lo dico io, è ancora calda. Oh, madonna mia. Accendi, fuoco. Non so se usare. Vabbè, dai, fidiamoci di questo 85%. Solo stavolta, eh. Solo stavolta, fidiamoci di questo 85%. Mi faccio un, come si chiama? Una tisana al volo, dormirò 7 ore. E in attesa che finisca questa bufera da 4 soldi. Stai zitto, per favore, stai zitto. In attesa che finisca questa bufera da 4 soldi, sì, mi faccio dei porridge così al volo.
E nulla. Vediamo come sopravvivere. Scaduto il riscaldamento? È già scaduto il riscaldamento. Ma io lo vedo qui. Che stai dicendo, amico mio? Che ti inventi le fandonie, ti inventi. Guarda, è già ritornato il riscaldamento. Devi decidere. Non per dire, ma ti devi decidere, amico mio. Allora, devo cercare se ho lasciato qualche lattina vuota. Sicuramente sì. Credo di aver mangiato qualcosina qua nei paraggi, eh. Credo di aver mangiato qualcosina qua nei paraggi. Quindi qualcosa ci sarà rimasto. La mia lanterna è quasi andata, ma... non importa. Non importa, raccoglierò dell'olio comunque pescando. Non è nulla di cui preoccuparsi. Non c'è neanche mezza... armi da fuoco. Non c'è neanche mezza lattina. Non ho lasciato nulla nei paraggi. Serio? Me le sono portate tutte dietro? Va bene. Se lo dici tu. Se lo dici tu. Strano che questo saltellino non mi abbia spaccato le ginocchia come minimo. Considerando quanto sono sensibile. Porta d'arrampicata. Ok, teniamoci questo poco olio che ci è rimasto per gironzolare fino a casa. Ok, mangia questo. Porridge pregevole. Quanto sono? 47 gradi. Mi farei una tisana. Mi farei una tisana giusto per curarmi qualcosina. Sì. Metti una tisana, poi magari metto dell'acqua se riesco. Solo che non ho abbastanza legna per fare neanche mezzo litro d'acqua. Forse riesco a scegliere un litro. Sì, riesco a scegliere un litro, utilizzo la pillola. È geniale. È geniale. Ok. Acqua. Anche se effettivamente un altro porridge mi servirebbe. Mi servirebbe un altro porridge. Metti la patata anche. Sì. Facciamoci altro porridge e così via. Tanto di carbone da bruciare ne ho. Fammi altro porridge, patata, tisana ce l'ho. Ok. Non so se l'acqua mi basterà. Però farmi altro peso eccessivo. È vero, potrei andare a caccia di un lupo, visto che ho abbastanza temperatura adesso. Effettivamente non avete tutti i torti, solo che non ci vedo una cippa. Non ci vedo una cippa. Tanto non si brucerà mentre uccido il lupo, me lo scuoio, no? Dovrebbe essercene uno, l'ho sentito ululare sulla sinistra della casa, quindi dovremmo essere a posto. Quanto fa? Meno 9 gradi. Minchia, fa bello freddo qua, eh. Lupi nei paraggi? Non ne vedo. Mi servono solo 2 kg di carne. Dovrei stare bene. Ho sentito prima ululare uno qua, in questa direzione, ma non... Ok, forse quello è movimento, eccolo là. Vieni qua, bellissimo. Amore di papà, vieni. Bastardo, sta scappando. Ma perché scappi? Torna qui, torna qui. Ce n'è un altro. Ma questo sta scappando, si è proprio cagato addosso. Avrà sentito che gli ho fatto fuori metà famiglia. Dov'è quello che ulula? Non voglio sprecare frecce. Vieni, 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 vieni. Oh, ce ne sono 2, ce ne sono 3. Oh, madonna mia. C'è un intero plotone di lupi qua. Ok, facciamolo caricare. Vieni, 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 bellissimo. Addio, bellissimo. Si è rotta la freccia? Sembra di aver sentito la freccia rompersi. Ok, no, me lo sono sognato. Raccogli 22 minuti. Veloce, veloce. Veloce, veloce. Oh, mamma mia, te la stai prendendo troppo comoda, fratello. Ah, cacchio. Perso un po' di salute. Perso un po' di salute. Via, 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 via. Tiro con l'arco, sono migliorato, alla grande. Sì, stai bene. Non rompere. Te la stai passando alla grande. Ok, adesso dovremmo cucinare anche questa carne. Sono 2 kg che ci faranno stare bene per un bel po' di tempo. Porridge, patata cotta, cuoci, carne cruda, cuoci, carne cruda. Ok, quanto ci mette? Ah, cacchio, mi manca un bastoncino. No, ho preso l'ava sbagliato, premuto per errore. Volevo aggiungere l'altra torcia, vabbè. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, non essere stupido, lascia questa che non l'ho ancora letta. Ok, questa la prendi e la aggiungi sul fuoco. Ottimo, 56 minuti, 51, 5. Ok, dovremmo essere a posto. Con l'acqua quanto? 76. L'acqua 76. Forse in ogni caso dovrò bruciare qualcosina, eh. Sì, mettiamo uno di... Facciamo così, mettiamo uno di carbone. Leggiamo un'ora di libro. Dov'è? Leggiamo un'ora. Tanto non si brucerà nulla. Ah, adesso avrò sete, si interromperà. Maledizione. Si interromperà. Adesso mangiamo. Eh sì, ho perso te. Ok, questa è pronta. Quanto dura il fuoco?
Un'ora e 19, quindi cuoci acqua. Un chilo e mezzo dovrebbe bastare, sì. Carne cruda, questa la dobbiamo prendere, se no si brucia. E direi che possiamo dormire adesso. Non dormirò nel sacco a pelo. Rappapero. Beh, per sicurezza effettivamente... No. Fermo. Non evaporerà tanto. Dov'è questa lanterna? Sai cosa? Prende questo. Dov'è l'altro? Perché non ci vedo fino... Non ci vedo fino al cazzo di... Come si chiama? Ok. Andiamo. E beviamoci la tisana. E poi facciamoci un bel sonnellino. Quanto dà questo letto? 5 gradi. Ottimo. Non c'è rischio che io muoia di ipotermia mentre dormo. Tanto la temperatura qua non balla. Nulla di cui preoccuparsi. Acqua la sto facendo. Potrei dormire 7 ore. Non mi devo neanche preoccupare della sete. Almeno questo è il lato positivo, dai. Non mi devo preoccupare della sete mentre dormo. Facciamoci 7 ore. Credo che siano... Non siano abbastanza perché... Cioè, siano troppe perché... Sono ben riposato. Non sono abbastanza stanco, nel senso... Per dormire, ma... Va bene così. Spero che l'acqua sia pronta e non mi dica che non è potabile. Ok, è potabile, alla grande. Alla grande. Va bene, ragazzi. Direi che abbiamo fatto un bel po' di strada fin qui, Cioè, mica poco. Direi che possiamo fermarci qui per ora. Vi ringrazio per aver visto fin qui. Magari vedremo nella prossima puntata di The Long Dark modalità disperazione. Ritorneremo ovviamente a Mystery Lake il più in fretta possibile. Non c'è altro per strada da esplorare. Quindi mi auguro di rivedere nella prossima puntata. Non dimenticate che siete migliori. Vi auguro il meglio. Bella bella.